Il sindaco metropolitano Cateno De Luca a Roma per parlare con il sottosegretario Alessio Villarosa e affrontare il tema del dissesto della ex provincia, dipendenti in presidio permanente. Cinque rinvii a giudizio e un patteggiamento sono stati decisi dal gruppo Simona Finocchiaro nei confronti degli indagati per la morte dei tre marittimi intossicati da gas letali sulla Sansovino. Una denuncia presentata da uno dei fratelli dell'imprenditore Salvatore Imbesi fa scattare le indagini che si sono concluse con l'arresto dell'uomo e un sequestro per 10 milioni di euro. Un no alla possibilità di tariffe agevolate per i residenti che attraversano lo stretto è arrivato in commissione al comune dei Franza, ma sono pronti a trovare soluzioni per i pendolari abituali. È stato aggredito sotto casa, era rientrato dal lavoro ed è stato picchiato da tre uomini incappucciati. Vittima Filippo Marguccio, responsabile dell'autocentro e gestore dei trasporti di Messina Servizi. Quattro arresti, sette denunce, quattro dosi di droga sequestrata, il bilancio dell'operazione quartieri e scuole sicure della Polizia di Stato. Attesa la nomina dei quattro consiglieri del consiglio d'amministrazione da parte del presidente Sciotto, oltre al figlio Paolo, spazio al commercialista Giovanni Giliberto, l'esperto Antonio Russo e l'avvocato Giuseppe Cicceri.